Dal 14 settembre 2022 il termine di soppressione dei quattro tribunali definiti minori di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto si sposta a dicembre 2023. Un anno e 10 mesi ancora di vita per questi importanti presidi di località. L'intesa con il governo è stata raggiunta nella tarda serata di ieri, poi la svolta nella notte con il voto degli emendamenti. Quindi arriva la proroga per il tribunale, non di 2 anni come era stato chiesto, ma questo consente agli addetti ai lavori di rivedere il percorso per la revisione della famosa, ormai famigerata, geografia giudiziaria. Intanto gli avvocati, ha fatto sapere il presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, Luca Tirabassi, confermano l'astensione dalle udienze civili e penali per la giornata di lunedì per doverosa cautela. Allora, intanto c'è una soddisfazione consapevole, perché è dettata per l'appunto dalla conoscenza in prima persona delle circostanze nelle quali poi si è inserita questa mediazione che ha condotto infine a ottenere un punto di equilibrio fra le nostre richieste, che erano quelle di avere una proroga di 24 mesi, e le posizioni espresse dal Ministero, che erano ferme su nessuna proroga o al limite una proroga, diciamo così, funzionale all'utilizzo di queste strutture, ma sempre di soli 3 mesi. Si è avuto ieri contezza che senza un parere del governo, che poi avrebbe messo la fiducia, come è avvenuto, oggi verosimilmente noi non avremmo in mano neppure una proroga di un quarto d'ora. Alla luce di queste circostanze e del lavoro svolto ieri, grazie alla interlocuzione anche da parte nostra con il Ministero, e grazie soprattutto al lavoro, devo dire, incessante e proficuo e tenace dei nostri parlamentari, io credo di poter dire che abbiamo raggiunto il miglior risultato possibile nelle circostanze date, oggettivamente un risultato straordinario. Ecco, per spiegarlo anche all'uomo di strada, la proroga si sposta il termine della soppressione, quindi è stato già improntato un percorso per rivedere la famosa geografia giudiziaria. Adesso si passano alla fase 2, no? Che è questa più impegnativa. Noi chiedevamo quello e devo dire che, insomma, il canale di dialogo aperto con il ministro Cartabia in occasione dell'incontro avuto a Roma, che non si è mai interrotto fino a ieri pomeriggio, deve portare a questo, una riflessione, diciamo così, ampia da parte sia del Ministero, ma anche ovviamente e soprattutto da parte nostra. Il tempo adesso lo abbiamo e lo dobbiamo sfruttare da subito per cercare di arrivare ad un assetto più razionale della geografia giudiziaria a salvaguardia della giustizia di prossimità. Per quanto riguarda l'astensione, posso anticipare che noi abbiamo dei limiti che sono dettati dal codice di autoregolamentazione, ma stiamo valutando la possibilità di una revoca anche immediata, cioè senza rispetto del preavviso dei 5 giorni, ma lo valuteremo verosimilmente nelle prossime ore con gli altri ordini forensi e in assemblea. Quindi posso anticipare che per limiti normativi insuperabili lunedì l'astensione sarà confermata, anche perché per doverosa cautela credo sia opportuno comunque attendere che il provvedimento di cui parliamo venga approvato nell'aula di Montecitorio, il che dovrebbe avvenire lunedì. Via libera per l'assunzione a tempo determinato di 2 dirigenti medici di radiodiagnostica per l'unità operativa di Sulmona Castel di Sangro. L'ok è arrivato con deliberazione del direttore generale, che ha preso atto delle risultanze dell'avviso pubblico indetto dalla stessa azienda per dare manforte al reparto che da tempo opera al limite del collasso. Al bando della ASL hanno risposto 4 candidati. All'esito di tutte le prove previste, la ASL sta procedendo a stipulare contratto di lavoro a tempo determinato con Nicola De Stefano, Carmela di
donato questi nomi dei dirigenti medici reclutati per un periodo di 6 mesi. L'intervento aziendale, seppur atteso visto i ritmi di lavoro, probabilmente non sarà risolutivo per fronteggiare l'annosa e grave carenza di personale che fa capo all'unità operativa. Una situazione, quella della radiologia, che rasenta il paradosso, tant'è che nei mesi scorsi la CGIL aveva interpellato direttamente il prefetto per denunciare la situazione non conciliabile con le normative contrattuali vigenti in ambito nazionale, che da mesi sta implicando un dispendio aggiuntivo di risorse economiche e umane in ambito aziendale, vedendo reclutati ormai da un anno i radiologi nei presidi ospedalieri di Avezzano e dell'Aquila, copertura dei turni notturni eccedenti, le possibilità del personale medico sulmonese. Con il collegamento a riposo di una unità che sarà eseguito prossimamente, l'affanno da radiologia non può che farsi più cronico, tenendo conto della carenza di personale che afferisce anche al presidio di Castel di Sangro. Negli ultimi 5 anni, peraltro, si è toccata con mano una sorta di emorragia dei medici: dai 9 in servizio nel 2016 si è passata ai 4 di oggi, un depauperamento che va tutto svantaggio dell'utenza, come più volte segnalato, con il rischio di non poter erogare alcune prestazioni sanitarie. Si spera che l'assunzione dei 2 medici a tempo determinato e l'avviso di mobilità diramato nei mesi scorsi possano dare sollievo alla radiologia in affanno. Tensione nell'ufficio postale per via dell'obbligo del Green Pass. Nella giornata di ieri un commerciante della zona voleva accedere nella filiale di via Cornacchiola senza esibire il certificato verde. Una volta entrato nell'ufficio è stato sottoposto ai controlli del caso e avrebbe dato in escandescenza quando il personale delle poste gli ha fatto notare che per accedere all'interno è necessario esibire il Green Pass. Ne è nata a quel punto una discussione fino all'arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia di Sulmona, che, allertati dal direttore, hanno riportato la calma, hanno spiegato al cliente la normativa a riguardo. L'intervento chiarificatore dei militari si è quindi reso necessario per evitare l'interruzione del servizio e per stemperare gli animi, un episodio che si è verificato nelle ultime settimane anche in altri uffici pubblici, non solo postali. Si ricorda che dallo scorso 1 febbraio l'accesso allo sportello postale è consentito solo con il Green Pass base, valido 48 ore in caso di test antigenico, 72 in caso di test molecolare. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine su un presunto caso di avvelenamento e danni di un cane. L'episodio si è verificato in via Gran Sasso, sono stati quindi effettuati tutti i prelievi del caso, tanto è bastato per far tornare lo stato di allerta in città. A mettere in guardia i proprietari degli Amici a quattro zampe è stata una giovane di Sulmona. Ieri una delle mie cagnoline ha preso probabilmente un boccone avvelenato nei campi in quella zona. È probabile che si tratti di un veleno agricolo, di serbante, pesticida. Se andate in quella zona tenete d'occhio i vostri cani, avverte la donna, spiegando che tutte le segnalazioni sono state fatte tramite il veterinario alle autorità competenti. Si resta in attesa delle risultanze degli esami di routine in corso di svolgimento presso l'istituto zooprofilattico di Teramo. Ciulpi, questo è il nome della cagnolina, è ricoverata da ieri in condizioni molto critiche presso la clinica veterinaria di Pescara, dove sarà trasportata dopo gli accertamenti di rito. Tutti stanno facendo il tifo per lei. 8 ore di sciopero nello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona per sabato prossimo 19 febbraio. A programmarlo è stata la FIOM CGL della provincia dell'Aquila. Aziende e firmatari spieghino come si fa a conciliare lavoratori che da un anno e più non completano una settimana sana di lavoro, regime di cassa integrazione, utilizzo dei 18 turni, tuonano da sindacato, magazzini pieni per il cliente Sevel, recuperi produttivi. Come se fosse un essere bicefalo, l'azienda è capace in maniera simultanea sia di comunicare ulteriori settimane di cassa integrazione a partire dal 7 marzo, continuando a utilizzare i 18 turni, sia di annunciare un recupero produttivo quando i magazzini, come sanno bene i lavoratori, sono pieni, i pezzi da recuperare sono già stati prodotti. La gestione non è all'altezza di organizzare lo stabilimento e grazie al contratto i firmatari trovano il meccanismo di creare una flessibilità con il combinato disposto dei 18 turni e cassa integrazione, reperibilità con un susseguirsi di ordine e controordine e ripetizione impartiti con sms o gruppi whatsapp, recuperi produttivi con i magazzini talmente pieni che i carrellisti non riescono neanche a fare manovra all'interno, con i macchinari fatiscenti, nonostante ogni mese l'azienda millanti rinnovi di investimenti con cifre praticamente ormai prossime al miliardo e che funzionano solo
solo grazie alla professionalità dei lavoratori, è fin troppo facile prevedere quanto possa rivelarsi utile per l'azienda il cosiddetto recupero produttivo per causa di forza maggiore. La causa di forza maggiore è questa gestione non all'altezza della situazione, conclude il sindacato che proclama 8 ore di sciopero sul turno di lavoro di sabato 19 febbraio. Tu ha acquisito le certificazioni ferroviarie necessarie per raggiungere con il treno il capoluogo di regione. È stata effettuata la corsa prova per l'ottenimento delle certificazioni di sicurezza necessarie ad attivare un eventuale collegamento ferroviario gestito dall'azienda unica dei trasporti abruzzese che colleghi anche il capoluogo. La divisione ferroviaria di Tua sta mettendo in atto una serie di adempimenti tecnici per testare la fattibilità in termini di competenze e materiale rotabile per realizzare un collegamento in grado di raggiungere l'Aquila con un treno della Tua, società unica di trasporto della regione Abruzzo. La corsa prova è partita dalla stazione di Lanciano toccando tutte le principali stazioni ferroviarie fino a Sulmona. L'acquisizione delle nuove certificazioni da parte dell'impresa ferroviaria Tua ha riguardato proprio la tratta Sulmona-L'Aquila. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Beh, è un primo viaggio, ma è un fatto storico. L'azienda fino ad oggi ha i servizi sull'Aquila solo con la gomma e non con il treno. Utilizziamo le ferrovie esistenti con i nostri mezzi per portare il servizio di collegamento diretto con il capoluogo regionale da Pescara, Chieti, ma anche da Lanciano, da Vasto. Insomma, si può ipotizzare un servizio che consenta poi di fatto a tutto l'Abruzzo servito su rotaia di poter arrivare su rotaia, quindi in grande sicurezza e velocità, al capoluogo di regione. Adesso bisogna ovviamente attendere tempi tecnici di autorizzazione, insomma il mondo ferroviario ha una regolazione molto complessa, ma noi pensiamo che dal prossimo autunno potremmo cominciare ad avere un servizio regolare che io ritengo sarà anche più vantaggioso e più sicuro del servizio reso su gomma. Si è reso necessario l'intervento della Croce Rossa e della squadra volante del commissariato PS di Sulmona questa mattina dopo le 12 nei pressi di Viale Costanza di un esercizio commerciale per prestare soccorso a un anziano del posto. L'uomo aveva smarrito la via di casa, si era appunto rifugiato nell'esercizio commerciale. Ha chiesto a questo punto aiuto agli operatori che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine e il centralino del 118. Sul posto è giunta la Croce Rossa per rendersi conto delle condizioni dell'anziano che sono buone, per cui tramite la polizia è stato contattato un amico per ricondurlo sulla via di casa. Un episodio che non è passato inosservato, però conferma come le istituzioni si adoperano fattivamente per prestare soccorso alla persona e quindi assecondare le sue esigenze, soprattutto la fascia più debole. E infine film in programmazione nella multisala Igioland di Corfinio, Uncharted, due proiezioni alle 18 e alle 21.10 e ancora Assassinio sul Nilo, sempre due proiezioni alle 18.10 e alle 21.10. Mentre al Cinema Pacifico debutta il film Ennio con due proiezioni, 18.10, 21.10.